Ciao ragazzi, eccoci al 17° episodio di Vale Live. Oggi parliamo, approfondiamo come sempre il blog settimanale che esce sempre lunedì e questa settimana, siccome il tema del mese è energia, uno dei modi che abbiamo per recuperare energia e per anche eliminare, cioè disperdere energia, è l'utilizzo delle parole. E questo non mi stancherò mai di dirlo, cioè la frase che ho scritto anche nel blog, le parole che usiamo diventano la casa in cui viviamo. Quindi il nostro modo di parlare cambia completamente la nostra realtà, il nostro modo di percepire la realtà, il nostro modo di vedere le cose e soprattutto anche la nostra quantità di energia che abbiamo. Infatti, una volta stavo ascoltando un monaco buddista il quale sostiene che a fine giornata, nella società occidentale del nostro ventunesimo secolo, noi non possiamo fisicamente essere stanchi dopo una giornata di lavoro che sosteniamo al giorno d'oggi. Perché? Perché comunque sia il nostro fisico non è stanco se lo paragoniamo a quello dei fisici di 70, 80, 100 anni fa, dove le persone veramente facevano un lavoro fisico. Oggi di lavoro fisico noi non ne facciamo perché passiamo dalla macchina alla sedia, dalla sedia alla macchina e tutto quanto. Al massimo possiamo fare un po' di palestra. Quindi la nostra stanchezza del ventunesimo secolo che la maggior parte di noi ha a fine serata non dipende assolutamente dalla nostra attività fisica che facciamo, ma dipende esclusivamente da due fattori: il nostro modo di pensare e il nostro modo di parlare. E queste due cose ovviamente sono correlate, perché se io penso in un certo modo, associo a questi pensieri delle parole chiaramente, e queste parole hanno energia. Questo l'ho già detto anche nei blog, e nei video live di altre volte. Quindi andatevi a rivedere i video e a rileggere gli altri blog che ho fatto prima. Oggi, quindi, volevo nello specifico soffermarmi sull'utilizzo della parola devo, che al giorno d'oggi è sempre più frequente. Sembra che noi appunto viviamo in una società in cui dobbiamo fare qualsiasi cosa, addirittura una cosa che la facciamo con voglia, con piacere, che siamo stati noi a decidere di farla, tipo per esempio l'iscrizione in palestra, quindi andare in palestra, diventa un devo andare in palestra. Adesso, quello che dico sempre, e appunto nei corsi o comunque anche in questo video, se mi seguite lo avrete sicuramente già sentito, è che noi reiteriamo un certo modo di parlare, di pensare, di agire che ci è stato trasmesso in modo prevalentemente inconscio dai nostri genitori, dai nonni, dalla società, dalla scuola e via dicendo. Quindi nessuno, diciamo così, ha sbagliato niente, ci sono state solo tramandate e trasmesse, insegnate tutta una serie di cose sbagliate, ma non perché lo hanno fatto in modo volontario, perché è così che, diciamo, vanno le cose. Quindi se io non so, io alla fine non so quello che non so. Se non so che sto parlando, utilizzando delle parole errate, continuerò a farlo perché mi hanno insegnato così ed è una ruota che gira, un continuum. Ma nel momento in cui, è questo quello che mi preme anche in questo video trasmettere, nel momento in cui mi accorgo che come parlo, come penso, come agisco, sono sbagliate queste cose perché comunque hanno tutta una serie di effetti negativi su di me e sugli altri, allora è lì il nostro potere, cioè la consapevolezza di sapere che sto facendo una cosa errata, degli effetti negativi che ha e di sapere anche come sostituirla, ovviamente, perché se io so che sto facendo una cosa sbagliata, ma poi non so che pesci pigliare, non so cosa fare per sostituire questa cosa. Lì, insomma, è lì non abbiamo più potere, ma il nostro potere, il vostro potere è quello appunto di venire a conoscenza di tutte queste nu cose nuove che alla fine sono assolutamente banali. Io lo ripeto sempre, quello che insegno e quello che trasmetto sono cose assolutamente banali, le quali però ci sono state insegnate in modo errato. Quindi,
veniamone a conoscenza, consapevolezza e facciamo. Quindi, ritornando sul nostro, la differenza tra devo e voglio, come dicevo prima, una società dove tutto è incentrato sul devo e rarissimamente io sento qualcuno dire voglio andare a lavorare, voglio andare in palestra, voglio fare. Adesso nei blog successivi ci sarà una cosa dedicata solo al lavoro, ma semplicemente questo sempre dire devo piuttosto che voglio, anche nelle cose che abbiamo deciso noi, ci toglie energia. Quindi, siccome le parole, come sapete, come ho già scritto, hanno energia e hanno vibrazione, esistono delle parole ad alta vibrazione, parole a bassa vibrazione, parole positive e negative. Le parole negative si fa presto, sono tutte quelle che ci fanno star male. Le parole positive sono tutte quelle che ci fanno star bene. Ok? Questo per dividerlo in due settori. Il devo è una di quelle parole a bassa energia che ci fa star male. Perché? Perché, come ho anche scritto nel blog, ci dà la sensazione che non siamo noi i padroni, capitani della nostra nave, ma c'è qualcun altro che ha scelto per noi il fatto che noi dobbiamo fare quella determinata cosa, anche se effettivamente quella cosa l'abbiamo decisa noi, come andare in palestra. Quindi, perché io devo dire devo andare in palestra invece che voglio andare in palestra? Adesso probabilmente lo percepite da soli questa la differenza di energia e di vibrazione che vi dà il devo andare in palestra piuttosto che il voglio andare in palestra. Il voglio a me personalmente dà il fatto che sono io che decido, sono io che sono il capitano della mia nave e che quindi decido di andare in palestra. Ho scelto di andarci, ci vado e anche volentieri. Poi oltretutto il voglio significa che siccome l'ho deciso io, do il 100% di tutte le mie energie, di tutte le mie risorse. Mentre col devo, allora, siccome mi dà l'impressione che me l'ha imposto qualcun altro, allora cerco di salvare, guadagnare un po' di energia perché poi per fare. Quindi questo è per dire che siamo talmente immersi in questo continuo devo che anche le cose che effettivamente scegliamo noi e che vogliamo fare diventa tutto un devo. E quindi, senza parlare poi che la nostra vita è talmente tanto un devo, che effettivamente si lascia poi perdere totalmente il voglio, mi piace, mi piacerebbe, vorrei fare. Se avete visto nel post di domenica, mi sembra, nel gruppo, ho pubblicato appunto che sulla newsletter che ho mandato ai miei iscritti a fine aprile c'era. Appunto, ho chiesto una lista di cose che ci piace fare, che vogliamo fare, perché? Perché il sapere che cosa ci piace fare ci bilancia nella nostra vita quotidiana, appunto, nel vivere una vita più bilanciata ed equilibrata, bilancia tutte le incombenze che abbiamo nella vita di tutti i giorni. Perché? Perché comunque non si può vivere solo cioè si potrebbe vivere solo di voglio, anche perché noi decidiamo tutto, anche l'andare a lavorare è una nostra decisione, poi ne parlerò più avanti negli altri post e nelle altre dirette, però tutto quello che facciamo, nonostante noi pensiamo che la maggior parte sia un devo, quindi che ci venga imposto dall'esterno, in realtà è tutto un voglio, quindi è tutta una nostra decisione, siamo noi che decidiamo tutto quello che facciamo tutti i giorni. Quindi cerchiamo di cambiare questa mentalità, questo modo di pensare, questo modo di parlare, cioè tutto, mettiamoci nell'ottica di pensare e dire che tutto quello che facciamo lo facciamo perché alla fine lo vogliamo noi, perché poi ci dà tutta una serie di privilegi, chiamiamoli così, e queste cose ci danno. Quindi, ritornando alla differenza tra il devo e il voglio, come vi ho già detto, già la differenza di vibrazione, la differenza di sentimento, nel senso che io mi sento molto meglio, con molta più forza a dire voglio, quindi questa è una cosa. Poi oggi volevo darvi altri tre step, chiamiamoli così, sul come riuscire a trasformare meglio questi devo in voglio. Allora, il primo passo, il primissimo passo è quello di avere consapevolezza, come vi ho detto prima, di tutti i devo che noi diciamo durante la giornata. Quindi, ogni volta che pensiamo o parliamo e ci scappa un devo, l'importante è noi ci dobbiamo fermare e dire: ah, ok, l'ho detto anche in questo caso.
Quindi prendere consapevolezza di quanti ne diciamo durante la giornata e in riferimento a che cosa. Punto numero uno. Punto numero due è di sottolineare tutto ciò che non vogliamo fare. Quindi tutti quei devo che effettivamente non ce ne frega niente di fare. Spesso, soprattutto le donne, tendiamo, siccome abbiamo questa paura di non piacere agli altri, paura di essere escluse dal gruppo, e questa ce l'abbiamo tutti gli esseri umani, però le donne in particolare, cosa facciamo? Tendiamo sempre di dire sì, lo faccio io, non ti preoccupare, anche a cose che sinceramente non ce ne frega niente, e quindi poi vabbè, ci tolgono anche tempo e via dicendo. Quindi è lì un devo fare, ma noi scegliamo di dire di sì. Quindi iniziamo a prendere consapevolezza e coscienza di tutte quelle cose che facciamo, ma di cui alla fine non ce ne frega niente di fare. Step number three, numero tre, iniziare a fare ciò che ci piace fare, piuttosto che quello che dobbiamo fare. E in questo lo dico sempre, anche un 10 minuti tutti i giorni, che ne so, un mezzo pomeriggio, un paio d'ore alla settimana, iniziamo a inserire nella nostra quotidianità tutto quello che ci piace fare piuttosto che quello che non ci piace fare. Attenzione, qua sto parlando di piccole cose, non sto parlando di grandi cose come stare in vacanza tutto l'anno. Vi assicuro che stare in vacanza tutto l'anno, seppur sembra bello, a sentir dire dopo un po' rompe le scatole. Quindi tutto quello che vi piace fare, delle piccole cose, che può essere leggere, cucinare, una camminata in mezzo alla natura, cantare, ballare. Ognuno di noi siamo diversi, quindi ad ognuno piacciono cose diverse. Quindi i tre punti che oggi appunto vi volevo così buttare lì, lanciare, sono: uno, prendere consapevolezza di tutto i devo che noi diciamo durante la giornata e dove li diciamo. Punto numero due, prendere un'altra consapevolezza su tutto quello che facciamo, che dobbiamo fare, ma che non ce ne frega niente di fare. Punto numero tre, iniziare a fare quello che ci piace fare. E a tal proposito era il giochino di domenica: cosa ti piace fare? Cioè elenca tutte le cose che ti piacciono fare. Io ne ho messe cinque. Quando faccio i workshop, per esempio, ne faccio mettere almeno 50. Questo perché? Perché una volta che noi abbiamo una bella lista di tante cose che ci piacciono fare, poi le possiamo prendere, ne possiamo attingere da questa lista a seconda dell'evenienza, a seconda della situazione, ok? Se per esempio io ho solo due cose che mi piace fare e di cui sono sempre lì a consapevolezza e a conoscenza, e una è cucinare, l'altra è leggere un libro, e io mi trovo super un bricco in una situazione dove non posso né cucinare né leggere, capite che mi trovo un po' in difficoltà a ribaltare diciamo così, il mio stato emotivo, perché non ho né uno né l'altra di cose che mi fanno stare bene. Al contrario, se noi abbiamo una bella lista di cose che ci piace fare, ripeto, suggerisco 50, capite che avete più opzioni a seconda del momento, del luogo in cui vi trovate e quindi decidete di inserire nella vostra quotidianità quello che vi piace fare piuttosto che quello che dovete fare, avete più opzioni. Il bello è anche che queste attività vengano mischiate durante la settimana, per esempio, quindi non fate sempre le stesse. Più le mischiate, più avete opzioni e possibilità, e più avete anche appunto possibilità di scoprire nuove amicizie, nuove attività, nuovi talenti e via dicendo. Quindi con il video di oggi ricordatevi appunto che la cosa principale è la presa di coscienza e di consapevolezza delle parole che noi utilizziamo in continuazione. In particolare, oggi il video era sulla differenza tra il devo e il voglio. Ricordiamoci che le parole hanno energia, qualsiasi cosa che noi diciamo ha un'influenza su come noi vediamo la realtà e la percepiamo e di conseguenza sulla nostra vita. Se sento persone in continuazione dire "Ma che vita di merda", se io continuo a ripetere questa "che vita di merda", non potrò avere una vita differente, ok? Quindi cambia il modo di parlare
per cambiare il tuo approccio alla realtà. Come dico sempre, queste sono, potrebbero sembrare storielle, potrebbero sembrare un po' così delle cose campate per aria, però c'è dietro tutta una scienza che si chiama PNL, programmazione neurolinguistica, e quello che vi dico in questi video e quello che continuo a dire anche alle persone attorno a me, non sono cose che io solo ho studiato, ma che le ho provate direttamente su di me. Quindi, appunto, la mia missione, il mio obiettivo è quello di trasmetterle al più numero possibile di persone, di modo che a piccoli passi si riesca ad aumentare il livello e la qualità della vita. Perché, alla fine non sono i soldi, che fanno la differenza, ma è veramente il nostro modo di pensare e di parlare che sono collegate queste due cose l'una all'altra, ok? L'una non può sussistere senza l'altra. Allora, se non ci sono domande, io vi saluto, ci ritroviamo live giovedì prossimo, come sempre, con il nuovo blog lunedì e vabbè, sempre su questi schermi e nel gruppo potete invitare anche i vostri amici se vi piace la faccenda e niente, direi che forse vi è tutto. Noi ci vediamo su questi schermi, un bacione, ciao ciao!